Termina senza reti la gara del Pedroli che metteva di fronte il Verbania al San Maurizio Canavese. Andiamo a vedere in cronaca le azioni che hanno caratterizzato la partita. La prima occasione arriva dopo 20 minuti ed è per il San Maurizio Canavese con il tiro di Ravizza dal limite dell'area che però termina largo dalla porta di Beltrami. Un minuto dopo una buona occasione per il Verbania con il tiro di Platinetti dal limite dell'area. Bravo Capello a mettere la palla sulla traversa. Poi sul proseguo dell'azione l'attaccante del Verbania Costantinei in fuorigioco e l'azione stessa viene fermata. L'ultima occasione del primo tempo è per l'SDC Verbania con Spadafora che è bravo a liberarsi. Poi però calcio centrale con i piedi Capello respinge. Nella ripresa ancora Verbania dopo 5 minuti con dell'area che da buona posizione calcia ma il tiro è centrale. All'11° ci prova Costantin con la testa e la palla viene deviata in corner da un difensore. Sul capovolgimento di fronte Trentinella è bravo ma poi scivola al momento del tiro e la sua conclusione non impensierisce Beltrami. L'ultima occasione, una delle ultime occasioni della partita è un calcio di punizione al 22° di Costantin che dalla distanza però non trova la porta. Al 41° Austoni manda in porta Spadafora che prova la diagonale ma ancora una volta Capello respinge coi piedi. Termina così 0-0 la gara del Pedroli tra SDC Verbania e San Maurizio Canavese.